Per le interviste di Bergamo Città Impresa siamo qui sul set mobile appositamente allestito sul sentierone nel cuore pulsante del festival e abbiamo l'enorme piacere di avere qui con noi il cavalier Carla Casini che è presidente e amministratore delegato di Alma. Grazie per aver accettato il nostro invito e benvenuta. Grazie a voi di avermi fatto questo invito. Allora, cosa ci racconta? Avete un'azienda che è articolata, in realtà non è un'azienda, è un gruppo industriale, no? Ci può raccontare di cosa vi occupate, qual è il suo ruolo in azienda e come è strutturata, insomma, macroscopicamente l'organizzazione? Certo, io sono presidente di Casini Holding, che è la holding appunto di famiglia e che comprende alcune aziende di produzione e alcune aziende società immobiliari. La più importante di queste è sicuramente Alma, che produce moquette agugliata per fiere ed eventi. La stessa moquette agugliata è in parte declinata per prodotti per automotive e per Brico. E fra le nostre produzioni c'è anche una parte destinata ai prati sintetici, quelli decorativi, non quelli sportivi, diciamo. E sicuramente però il core business dell'azienda principale, cioè di Alma, è il settore degli eventi e delle manifestazioni fieristiche. Quindi il vostro cliente, o meglio i vostri clienti, chi è, chi sono? I nostri clienti sono allestitori di stand, sono distributori nei vari paesi stranieri, ma soprattutto i polifieristici, i vari polifieristici italiani e europei e comunque mondiali. Voi lavorate su un mercato che non è chiaramente solo quello italiano. Sicuramente noi spediamo in circa 60 paesi diversi, anche se abbiamo una forte presenza in Italia, ma il mercato interno rappresenta per noi circa il 45% del fatturato, mentre il 55% è estero. E principalmente in Europa, ma ripeto, in tanti paesi del mondo siamo presenti da diversi anni. E adesso faccio una domanda, se volete, un po' generica, però in realtà anche molto interessante, cioè perché vi sceglie un cliente? Quali sono i vostri fattori distintivi? Bella domanda, perché comunque noi produciamo un articolo, un prodotto che è molto simile a quello dei concorrenti. Diciamo che negli anni abbiamo fatto delle scelte proprio ci siamo specializzati nella fornitura, nel servizio oltre al prodotto, perché il prodotto spesso è anche difficilmente individuabile rispetto a quello dei competitor, ma ci siamo specializzati nel servizio, per cui abbiamo cercato di dare al cliente una flessibilità anche nella gestione degli ordini. Ci siamo organizzati per poter fare delle commesse anche in tempi molto rapidi e in colori diversi, anche a scelta del cliente, perché comunque appunto specializzandosi nel servizio abbiamo già ormai da decenni fatto la scelta di avere una produzione a ciclo completo internamente. Quindi nella nostra attività entrano i chip di polipropilene, produciamo la fibra, per cui la materia prima del nostro prodotto, e ne escono rotoli finiti per il prodotto finito. Io poi, vedendo tante aziende, ho imparato che più apparentemente banale è il prodotto finito che si vede, è frequentemente più complesso poi il processo che ci sta alle spalle. E infatti è molto importante il processo. Su questo da diversi anni stiamo lavorando molto sul processo, perché come dicevo prima il prodotto che ne esce è quello, non è che sicuramente nel tempo è cambiata la composizione, perché poi c'è il discorso della sostenibilità, per cui magari abbiamo modo di approfondire. Però sicuramente il processo è molto importante, perché il processo deve essere, cioè uno stabilimento, gli impianti, le persone che ci lavorano acquistano sempre più importanza, perché poi questo viene comunque recepito dal cliente, non sul prodotto ma anche sull'assistenza alla vendita, o anche insomma tutto il processo produttivo. Quindi prodotto,
processo che comporta servizio, però ci ha introdotto già un tema cruciale oggi, che è quello della sostenibilità. Non a caso è qui a Bergamo per parlare, o anzi ha già parlato, un panel in cui si trattano i temi del riuso o del riciclo. Ci vuole fornire qualche insight di quello di cui avete discusso nel panel e soprattutto in realtà dal suo punto di vista? Sì, abbiamo discusso di riuso e riciclo. Infatti, andando a classificare i due metodi, i due procedimenti come processo virtuoso che ogni azienda deve avere per quanto riguarda i propri prodotti. È chiaro che riuso e riciclo possono non stare bene insieme a seconda di che prodotti stiamo parlando. Nel nostro caso noi sicuramente siamo già da anni indirizzati verso il riciclo, okay. Anche se una piccola percentuale dei materiali che noi ritiriamo dopo l'uso vengono poi destinati a mercati secondari così come li ritiriamo, per cui è già un riuso. Ma sicuramente il riciclo per noi ha molto più il valore perché i nostri prodotti sono composti da polipropilene. Polipropilene nel mondo del riciclo è un materiale nobile. Ad oggi è diciamo contaminato perché ci sono dei sottofondi chimici, dei sottofondi di resine, di lattici e quindi questo non fa sì che quando si va a riciclare il prodotto sia al 100% polipropilene. E quando viene riutilizzato dai vari riciclatori che poi lo destinano ad altri mercati, il materiale riciclato appunto, viene mischiato, diciamo, viene fatto un compound con prodotto vergine. Negli anni, siccome noi già da diversi anni facciamo riciclo, sia in parte interno che esterno, negli anni il grado di riciclabilità dei nostri prodotti era magari dal 10 al 20% rispetto poi al mix dei prodotti di compound. Il prodotto finito, sì. E in realtà la ricerca che noi abbiamo fatto è appunto migliorare il prodotto fino ad arrivare a una percentuale sempre più alta di prodotto riciclato negli utilizzi successivi. Il nostro obiettivo, già da diverso tempo, è che cerchiamo di ottenere un 100% di polipropilene dal riciclo. Diciamo che da diversi anni, già quando c'era mio padre, aveva avuto un'intuizione di creare un macchinario che abbiamo all'interno del nostro stabilimento per il recupero degli scarti di lavorazione. E quindi le moquette, che poi i vari rifili o comunque scarti che venivano generati, avevamo già trovato il modo di rilavorarli e di rifarne un prodotto secondario e venivano utilizzati nei sottofondi, per esempio, degli articoli dell'auto. Da qualche anno a questa parte stiamo utilizzando parte anche del materiale che noi ritiriamo dopo gli eventi per poter inserire in questo ciclo di lavorazione, e questo è un po' un nostro fiore all'occhiello perché è un impianto unico nel mondo, perché non esistono di altri. È chiaro che per il prodotto che noi facciamo, il materiale che ritiriamo dopo gli eventi non va al 100% in questi prodotti, ma una parte di questo poi lo rivendiamo ai riciclatori, e da lì comunque ci sono gli impieghi successivi di cui si parlava prima. Ma questo sicuramente avrà richiesto, insomma, un notevole investimento, no? Passare dal 10-20 alle percentuali a cui siete oggi. È un costo che avete sostenuto voi perché ci credevate? È un sì. Qualcosa che il mercato vi riconosce? Sì, diciamo il mercato oggi è molto attento a questo aspetto, per cui anche perché non ci scordiamo che il nostro è un materiale a utilizzo temporaneo che viene posato sia nelle fiere che negli eventi e sta giù 3, 4, 5 giorni, una settimana e poi viene tolto, perché comunque la moquette ha bisogno di essere sostituita per l'evento successivo. Per cui questa attenzione, come dicevo, noi l'abbiamo avuta già da diverso tempo, prima che diventasse un argomento di attualità come adesso,
proprio perché insomma abbiamo un po' nel nostro DNA l'aspetto del riciclo. Veniamo dal distretto Testi Le Pratese, per cui dove si è sempre lavorato dagli anni 70, 60, i cardati, no? Gli abiti usati, le sfilacciature degli abiti usati, per cui insomma c'è un Avete po' questa. delle esemplari da quelle parti, no? Esatto, proprio per la lavorazione dei cascami degli indumenti usati. Quindi diciamo questo ha comportato degli investimenti che però abbiamo sempre ovviamente sostenuto magari in collaborazione con qualche laboratorio esterno, ma abbiamo un team di ricerca e sviluppo interno che lavora su questi aspetti e continua a lavorare in maniera importante. Anche oggi, perché il nostro obiettivo appunto è quello di poter avere di poter creare un prodotto senza la parte chimica, per cui riciclabile al 100%. Vorremmo, l'ambizione nostra è che vorremmo, in fatto di polipropilene, fare il primo passaggio del polipropilene e poi poter fare i successivi passaggi, in maniera che questo prodotto riciclato possa rigenerare la moquette e ricominciare il giro. Quindi sostenibilità di prodotto veramente estremamente concreta. In tutto questo le vostre persone, cioè come affrontano queste tematiche? Positivamente, le vedono come delle difficoltà in più da gestire, con slancio? No, con molto slancio, c'è con molto entusiasmo, soprattutto perché sono persone, soprattutto quelle che studiano questo aspetto. Che hanno, cioè, l'ambizione di poter arrivare a questo risultato, per cui ci tengono molto, ecco, sono molto motivate, molto, tante volte da stimolo anche a noi, perché il gruppo di ricerca e sviluppo in un'azienda è molto importante. E che sia molto, come si dice, co Unito, collegato, coeso. coeso. Perché serve poi per motivare anche chi sta sotto, diciamo, chi è poi che deve fare gli esperimenti anche sul campo, anche quando ci vengono fuori viene fuori qualche prodotto da provare, da sperimentare, anche chi lavora sui macchinari deve essere motivato come chi fa ricerca e sviluppo. Questo è molto importante per Possiamo noi. quindi dire che la sostenibilità in questo caso diventa anche un modo per fare attrazione e per trattenere i talenti in azienda, talenti soprattutto insomma, di un certo tipo? Questo sì, è molto vero, perché sicuramente questo fa vedere che, e ritengo sia un aspetto molto importante, che un'azienda lavora anche da un altro punto di vista, cioè una ricerca del buono, diciamo, dell'etica. Perché comunque, appunto, parlando di un prodotto a utilizzo temporaneo, spesso qualcuno può dire: ma perché si deve usare una moquette? Dove possiamo eliminarla, la possiamo eliminare? Ecco, questo invece ci porta a avere una visione diversa della situazione e ci porta appunto a capire che comunque c'è modo di lavorare in una maniera etica anche laddove si produce un prodotto di questo tipo, di questa natura. Le persone, insomma, probabilmente sentono di poter fare la differenza anche con il loro lavoro, se poi gli avete dato quell'obiettivo del 100%, è un'asticella abbastanza alta. E quando l'avrete raggiunto? Cioè, quali sono le sfide per voi del futuro? La sfida in questo senso è raggiungere questo obiettivo. Abbiamo anche l'ambizione di poter lavorare internamente tutte le moquette che ritiriamo poi dopo gli eventi, perché ad oggi non abbiamo la possibilità di ritirarle tutte, perché è un materiale comunque che ha un prezzo molto basso e che quando lo consegniamo è debitamente in rotoli, quindi affaldato, insomma arrotolato in una certa maniera, ma dopo l'uso Chissà. Viene fuori vengono fuori dei volumi veramente importanti e il trasporto incide molto. Allora, a un certo punto bisogna anche essere ragionevoli e quindi dobbiamo gestire il fatto che i nostri materiali sono spesso lontani dalla nostra sede, per
per cui stiamo già risolvendo questo aspetto con riciclatori vicini al luogo dove poi viene fatto l'evento. Però il nostro obiettivo è quello comunque di riportare in azienda il più materiale possibile, perché vorremmo noi gestire la seconda vita o anche la terza vita del prodotto. Direi ammirevole. Allora, in conclusione direi questo, visto che ho aperto dicendo che appunto presentavo il Cavalier Carla Casini, no? ha un titolo che parla da solo, no? In quanto è stata anche insignita all'Ordine del Merito del Lavoro, e quindi anche se vuole un ruolo nella società, mi permetto di dire. Qui a Bergamo ci sono tantissimi giovani che partecipano ai festival, studenti, laureati o comunque persone ai primi anni del loro percorso lavorativo. Vuole dare a loro qualche consiglio, qualche spunto? Sì, ci terrei molto a questo, perché oggi si vedono tanti giovani che hanno entusiasmo e che però appena iniziano a lavorare, non so, forse si perde un po' questo entusiasmo. E vorrei dire che invece l'entusiasmo, la passione sono alla base di qualsiasi successo nella vita. E di non perdere l'ambizione, di non perdere questa passione positiva, anzi di ricercarla nelle aziende, e laddove non si trova ci si metta un po' in discussione, o si metta in discussione anche l'ambiente di lavoro, perché credo che ci sia ancora tante cose da fare, tante cose belle da fare, da poter sviluppare, e quindi abbiamo bisogno dei giovani che hanno voglia di fare, di mettersi in gioco. E comunque sono certa che l'ambizione positiva sia un valore molto molto importante nei giovani. Io ieri ho partecipato a un panel in cui a un certo punto si è instaurato un dibattito, no? tra noi relatori. Alcuni sostenevano che di per sé un giovane all'inizio del proprio percorso lavorativo debba cercare ciò che lo appassiona. Qualcun altro diceva: ma appassionati a ciò che fai. E non è la stessa cosa. Qual è il suo punto di vista riguardo? Sì, secondo me bisogna sia una combinazione di tutti e due gli aspetti, perché sicuramente come ognuno di noi ha qualcosa che viene meglio di altro, e per cui la nostra dote bisogna metterla a frutto, perché difficilmente si riesce a fare bene quello che non sentiamo molto congeniale, no? E per cui questo credo sia una ricerca da fare, ognuno la sua. Però quando ha trovato un po' la sua strada, è chiaro che il percorso non può essere tutto diritto. Ci sono dei compromessi, diciamo, da fare. Ma se si fanno convintamente, cercando di avere innanzi a noi un obiettivo che è importante, che è quello di riuscire a fare qualcosa di buono, sicuramente ci arriviamo. Ecco, anche facendo dei percorsi che non sempre sono lineari. Qualche compromesso purtroppo va fatto, perché è impossibile che trovare una strada che ti porta diritto all'obiettivo. Quando lavori con persone dobbiamo sempre cercare di adeguarsi un po', pur portando avanti il nostro modo di essere, ma qualcosa bisogna... Poi a tutti gli effetti le strade dritte sono anche un po' noiose a volte, no? Sì, appunto, infatti. Qualche curva aggiunge un po' di passione anche a quello che si fa. Esatto. Veramente tantissimi stimoli, tantissimi spunti. Grazie mille a Carla Casini, per l'appunto, presidente e amministratore delegato di Alma, ma poi in realtà anche del gruppo industriale che attorno ad Alma si configura, per la partecipazione a questa intervista, ma anche a Bergamo Città Impresa. Grazie e complimenti. Grazie a voi.